Mettere in rete gli imprenditori, le eccellenze e i prodotti tipici partenopei. Nasce con questo auspicio il consorzio che hai presentato ieri a Palazzo San Teodoro a Napoli. Un momento importante durante il quale si è fatto il punto della situazione commerciale del quartiere in un'ottica di rinnovamento. L'obiettivo, infatti, è creare una galleria d'arte a cielo aperto, con l'ausilio dei vicoli e delle piazze, e in cui le opere potranno incontrare il pubblico. A parlarci dell'iniziativa è il presidente del consorzio, il dottor Guglielmo Campaiola. Le difficoltà sono intuibili, perché chiaramente vogliamo valorizzare le singole peculiarità, quindi non abbiamo alcuno spirito di omologazione, ma anzi vogliamo generare uno spirito di esaltazione di queste stesse peculiarità. Tra le altre, queste ci possono dare la forza per poterci proporre con progetti e programmi per attrarre maggiore affluenza nel nostro quartiere. Da qualche decennio l'intera area ha perso i suoi contenuti, lasciando spazio al degrado e a personaggi sempre più violenti e mancanti di un qualsiasi senso civico. Tutto ciò non è più tollerabile, spiega il vicepresidente del consorzio Maurizio Festa, che ci illustra quali saranno le prime iniziative del consorzio Chiaia. Il compito del consorzio è quello di rivalutare il quartiere Chiaia, che aveva delle eccellenze, cioè il salotto buono era il salotto buono perché venivano personalità da tutto il mondo, da Andy Warhol ai principi di Monaco che venivano a Piazza dei Martiri a bere il caffè, avevamo dell'alta sartoria. Tutto questo un po' nel tempo si è perso e quindi il nostro compito è quello di cercare di recuperare questi valori dimenticati. E contiamo di, in un breve tempo possibile, di trasformare questo quartiere in una galleria d'arte a cielo aperto, cioè utilizzando gli spazi, i vicoli, i cortili, le piazzette, con delle installazioni fatte da artisti di vario genere.